Buongiorno a tutti, eccomi in diretta questa mattina, ero anche in diretta sulla Rai a 1 mattina, quindi non ho potuto collegarmi prima, lo faccio ora sul treno di rientro. NV News di oggi è riferita all'annuale misurazione che Nimbus, la società meteorologica italiana coordinata dall'amico Luca Mercalli, fa tutti gli anni sul ghiacciaio Chardonnay nel massiccio del Gran Paradiso. Misurazione quanto mai importante perché ci dà un'idea di come si stanno muovendo i nostri ghiacciai. Devo dire, a me ha molto sorpreso la misurazione effettuata il 10 di settembre, perché quest'inverno è stato un inverno particolarmente nevoso, ricco di precipitazioni, per cui mi aspettavo un ripopolamento, un rimpinguarsi del nostro ghiacciaio. Lo chiamo nostro perché è quello che ci dà un po' il polso di come sta andando. Invece Luca Mercalli e il suo staff ci informano che c'è una regressione della massa di ghiaccio misurata in metri cubi di acqua, con un abbassamento di 1,45 m, che è addirittura peggiore della media da quando si misura dal 72, peggiore dell'anno scorso, che era stata un'annata un po' più siccitosa. Diciamo che la riflessione che mi... tra l'altro anche il fronte, scusatemi, del ghiacciaio è arretrato, se ricordo bene, di 15 metri. Dopo metterò il link con tutte le informazioni, e questo mi lascia veramente stupito e ovviamente allarmato di come l'impressione che io avevo di un'annata più fresca, di un inverno particolarmente ricco, sia stata mangiata rapidamente dal calore, diciamo, della seconda metà di luglio, agosto e settembre. Tra l'altro io arrivo da aver percorso un pezzo del Tour de Géant sulle alte vie della Val d'Aosta, dove c'erano temperature incredibili, 25 gradi, 30 gradi in montagna, eravamo attorno ai 15-18 gradi a 3000 metri, 2009, e qualcosa ne sa Franco Collet, che ha faticato tantissimo, ha vinto e ha faticato tantissimo a arrivare, si metteva il ghiaccio nel cappello. Questo è un messaggio che lasciamo, leggetevi, prendetevi un attimo, leggete questo resoconto molto dettagliato e molto interessante di Luca Mercalli e di Nimbus sullo stato di salute dei nostri ghiacciai, delle nostre Alpi, perché è da lì che viene l'acqua e quindi la nostra vita. Grazie, a domani. Ciao, ciao, ciao.